sfigata. Non mi importa passare per bugiardo quando dico una bugia, o sto per dirla, o ho appena finito di dirla, ma non quando dico la verità. Ecco, questo no. Sì, ma tu che puoi farci? Ci sono tanti modi per attirare il pubblico dalla tua parte. Bob Dylan ha scritto canzoni, altri hanno fatto lo sciopero della fame. Idea! Farò lo sciopero della fame. Sostenere uno sciopero della fame, ti mangi anche il dentifricio. In questo momento stai azzannando un salsicciotto. Allora, posso smettere? Smettere? Farò lo sciopero della fame iniziando da ora. Serie C ignoreranno questo. Ma non mangerai nulla. Il mio sciopero della fame continuerà finché la DAF non ammetterà di voler trasferire la squadra. Bart, le catene. Inizio da ora. Passo una fiera di te. Se ti occorre qualche ispirazione, eccoti un libro sui principi basilari di una seta. Oh, certo. Che ne odio di gente questo qui, Ma... Ti saluto, papi. Ecco il numero del dottor Hibber se ti senti debole. Non temere, la DAF non permetterà che io mi riduca pelle ed ossa. Papà... Che bella partita, grazie papà Wicker. Smettila di chiamarmi così. Ehi, bimbo adulto, non appoggiate una squadra gestita da bugiardi. Bugiardi? Stanno tramando di trasferirsi ad Albuquerque. Sono tutte balle. L'avrebbero detto alla radio su Chiacchiere Sportive o su tutto il chiacchiericcio minuto per minuto. Certo. Un brutto bacalasso. Fame. Non posso arrendermi. Ti devo combattere, società sportiva malvagia. Oh, Seymour, non avresti dovuto. Questo mi andrà dritto sui fianchi. Beh, potrebbe avere un po' di compagnia. Oh. Ci hai provato, Dio. Ma Homer Simpson non cede alla tentazione così facilmente. Sbattilo! C'è dell'altro polpettone. Oh, non è possibile. Su, su, tutti noi dobbiamo impegnarci a mangiare la porzione di vostro padre. Non faresti prima cucinare di meno? Io ho mio modo di fare le cose. Ehi, mando via!